siamo in compagnia di Loredana Errore. Ciao Loredana, benvenuta. Ciao Nico, bentrovato. Dopo tanto Bentrovati. tempo ci rincontriamo. Sono contento di rivederti, seppur virtualmente, in questa situazione che ha un po' del paradossale, però ce lo impone il buon senso e ce lo chiede il momento. Quindi anche se Certo. virtualmente ci facciamo questa bella chiacchierata, io partirei parlando della tua nuova musica, in particolare del singolo che sancisce il tuo ritorno, che si intitola 100 vite. Inizio col chiedere Esattamente. semplicemente cosa rappresenta per te. Allora, il brano 100 vite sì, è un brano che ho interpretato e l'autore descrive proprio la possibilità di quante volte la vita ti offre di cadere e di rialzarti. Quindi la nostra vita più altre 99 è uguale a 100 vite, che io direi ancora più tante di 100, e mi sono tanto rivista perché comunque la vita è talmente preziosa che a me personalmente mi ha dato la possibilità sempre di rialzarmi, e quindi è un inno alla gioia, a qualcosa sempre che male poi tutto non è. Un brano composto da Stefano Taviani e Riccardo Rizzardelli. Devo dire che tu riesci sempre a rendere unico tutto quello che interpreti. Personalmente, in questi ultimi 3-4 anni mi è mancato un po' questo tuo modo di cantare così sentito, profondo, carico di pathos, che hai avuto alla fine sin dai tempi di Amici, quindi sin dagli esordi. Oggi sei semplicemente magari una donna più matura, sei cresciuta, un'artista più matura. Come credi si sia evoluto nel tempo il tuo modo di interpretare, se si è evoluto? Allora, tanto ti ringrazio perché gran parte della mia necessità di esprimermi deriva proprio da questa unione, da questo, diciamo, ciliegina sulla torta che è la musica, che poi mi fa spiegare bene quelle che sono le mie emozioni più profonde, poi trasmetterle in una chiave sempre positiva e liberatoria, se vogliamo. C'è da dire che da 10 anni a questa parte, da quando partecipai al programma, è ovvio che la musica abbia subito delle profonde, un po', diciamo, trasformazioni con quelle che sono l'ascolto, con quelle che sono gli impieghi, con quelli che sono gli artisti. Quindi è come il madrigale di una volta, è come diciamo, la cedra di una volta che si evolve con la chitarra elettrica. Elettronica di oggi. Quindi c'è comunque sempre un accorgersi che bisogna adeguarsi e che comunque non bisogna mai perdere quello che si è se stessi. Quindi da questo connubio sempre ci sono queste evoluzioni, queste alchimie, questi studi che non devono essere assolutamente tralasciati. Certo, la vita è fatta di continue rinascite, da qui il titolo di questa tua nuova canzone. In che fase del tuo percorso ti senti? Ma guarda, sicuramente è bellissimo perché ho tutto sotto controllo, nel senso che tutto quello che sto vivendo è qualcosa di tangibile, è una gioia che si tocca, è una gioia a cui partecipa il mio team, e quindi sentirmi con questa carica alle spalle è semplicemente meraviglioso. Questo ritorno sicuramente ha un buon punto di partenza e delle basi solide su cui crescere. Il brano parla di quel vivere tutto fino in fondo, il famoso carpe diem, e il pensiero che matura una persona che è entrata a contatto con il dolore, con la sofferenza. Chi ha già conosciuto il significato di queste due parole, in qualche modo ha sviluppato degli anticorpi, diciamo, che poi leva quello che stiamo vivendo. In questo momento storico terribile, dove tutti siamo entrati in contatto con la paura, viviamo un po' tutti sulla stessa barca, c'è chi era preparato emotivamente e chi si è trovato un attimino spaesato. Che messaggio ti senti di dare a chi ci ascolta e come stai vivendo questo momento, Loredana? Diciamo che è veramente una domanda molto importante la tua, a cui diciamo è un po' difficile rispondere se ci pensi, però dal mio istinto sicuramente questo definirci tutti uguali,
tutti diversi, in questo momento ha una radice profonda su cui ragionare. Io spero, mi auspico, che a comprenderlo non sia solo farlo capire il dolore o solo farlo capire questa comunque limitazione che crea dolore nell'attività, nell'economia, nell'andamento originale delle funzioni umane, del poterci muovere, questo nuovo introdurre modo di frequentarci, che si vedranno solo gli occhi, che parleranno gli occhi. Io spero che, diciamo, questo nuovo modo possa diciamo, dare poco spazio alla paura, perché c'è solo da agire, da informarsi e sicuramente non perdere ancora più di oggi quel lievito madre, secondo me, che fa parte di ognuno di noi, da cui nasce tutto, tutto il genuino che ci aspettiamo finalmente, abbandonando magari quella corteccia, quella scorza troppo di apparenza che comunque non ha portato a nulla, e concentrarci ed essere attenti a quello che ci accade intorno, perché quello è molto importante. Non possiamo più abbassare la guardia e far finta che non succede nulla. Succede e dobbiamo essere bravi per noi e per i nostri cari a far sì che questa cosa possa giocare a nostro vantaggio, non essendo particolarmente paurosi, non essendo molto superficiali, ed essendo comunque, cioè portando in grembo un nuovo stile di vita che possa soprattutto incoraggiare i più piccoli, perché noi comunque gran parte della vita l'abbiamo vissuta liberamente guardandoci negli occhi. L'unica cosa che mi dispiace appunto è vorrei che da lì nascesse una nuova forma d'amore più forte di quella che viviamo, è appunto il non poterci toccare e il poterci intravedere attraverso gli occhi, che questi occhi sprigionino quell'amore, quel desiderio pulito e puro che forse in questo momento sicuramente ci vuole. Grazie per queste parole perché sono necessarie. Oltre agli occhi sono importanti le parole in questo momento, non dobbiamo più sprecarle, dobbiamo veramente dire le cose in maniera riflessiva, pensare Stare davvero. attenti, stare attenti, sì. Certo. Da un'altra parte però è Stare prematuro. attenti però non è un'accezione, scusami, negativa del tipo attenzione con il triangolo giallo. Attenti proprio prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro, anche se ci sono delle condizioni che ci cambiano, vuoi o non vuoi, un po' le nostre abitudini, ma con ciò è lì che dobbiamo dimostrare chi siamo, far uscire noi stessi, perché non c'è più bello di noi stessi. E ci siamo accorti quanto è importante il tempo e quanto poi valgono veramente tutte le cose su cui abbiamo fatto affidamento, ben poco rispetto al nostro dentro. Assolutamente, sono d'accordissimo con te, però dall'altra parte è prematuro parlare di conseguenze ben precise, ma come pensi ne potrà uscire il settore discografico, in particolare quello della musica dal vivo, da tutto questo? Sicuramente anche lì ci vuole un riorganizzarsi. Riorganizzarsi io su due piedi sicuramente non so dirlo, non ho alcun La soluzione, suggerimento, però sto notando, ecco, non ho la soluzione, però sto notando che appunto grazie a queste dirette comunque si può portare avanti un lavoro preparatorio a quello, cioè io la vedrei anche come una sorta di banco di prova per ognuno di noi, poter essere comunque visti da una telecamera senza grandi riflettori, senza grandi comunque espedienti, aspettando poi il live che sicuramente con le nuove norme sarà possibile, pian piano ecco, ci riabituerà la vita ad assaporare, riassaporare pian piano quelle cose che magari erano troppo scontate. Magari la prenderei anche così, dai, come una palestra per diventare sempre più forti. Assolutamente, è importante questo, ma al netto di tutta questa confusione e incertezza discografica,
Vorrei un attimino chiederti qualcosa a proposito dei tuoi prossimi progetti in cantiere, perché immagino che 100 vite sia solo la prima pista di quello che sarà un Certo. domani, spero presto, il tuo quinto progetto discografico. Quindi cosa dobbiamo aspettarci Grazie. da Allora, sicuramente Nico, sicuramente il video che uscirà a breve, che appunto sarà il completamento di questa storia di queste 100 vite. Ci sarà un secondo singolo in uscita e poi ci sarà l'album che appunto raccoglierà questo lavoro e insomma abbiamo ancora tanto da raccontare da qui a settembre. C'è stato veramente una bella sfida con Azzurra Music, con il mio team, perché non ci siamo fermati, abbiamo comunque rispettato questa scadenza entro aprile, quindi domani sarà dalla mezzanotte si potrà ascoltare il singolo, quindi vediamo un po', adesso come dire tendiamo la mano. Tendo la mano al mio pubblico e veramente non vedo l'ora che il brano venga ascoltato, non vedo l'ora di sapere pareri e di dirmi comunque sempre col sorriso un bentornata a Loredana perché veramente ci credo tantissimo e amo profondamente la musica. Un'altra cosa molto bella di questo singolo è che uscirà anche in vinile autografato, e quindi le persone che potranno anche Certamente, riceverlo, avere un contatto certamente in Nico. qualche modo. Bravo, Vabbè, molto bella quella bravissimo iniziativa. Nico. Sì, spero che lo avrai anche tu. Spero anch'io. Dopo aver parlato del futuro, volevo fare un saltino indietro nel tempo, perché nel tuo repertorio ci sono davvero dei bellissimi pezzi. Oltre ai classici singoli radiofonici, quelli più noti, quelli più famosi, mi colpisce che nella tua discografia ci sono quelli che una volta venivano chiamati lati B. Mi vengono in mente L'inventario, La vedova nera, Ti amo, Madre che non ci sei, L'uomo e la bestia, Convincimi, tanti, tanti altri. Pezzi che magari non hanno avuto la fortuna, tra virgolette, di uscire come singolo, di essere conosciuti da un grandissimo pubblico. Ecco, c'è uno di questi pezzi a cui sei particolarmente legata e che ti piacerebbe magari riproporre in futuro? Allora, guarda, hai parlato di pezzi che veramente tutti meritano un posto perché sono talmente unici e differenti nel loro genere che verrebbe da cantarli, comunque da ascoltare. Veramente sono dei pezzi stupendi, sono stati scritti veramente in maniera bella e io ho avuto la fortuna di averli nel mio repertorio, quindi non potrei mai privilegiare uno a scapito di altri, perché li amo così profondamente, ma lo dico col cuore, non è una frase fatta. In ogni pezzo c'è una storia personale, una storia artistica, quindi davvero sono fortunata e grata. Certo. Ultime due domande. In questo momento storico pensare e parlare di Sanremo sembra così astratto, però una No, 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 però uno bisogna pensarci, guarda, è Certo. sempre nei miei pensieri, Lo è so. sempre nei pensieri. Se ti dico la parola festival, infatti, se ti dico la parola festival, immagino che sia un sogno che non hai mai smesso, a cui non hai mai smesso di credere. Assolutamente, assolutamente, di credere e di desiderare soprattutto, perché comunque c'è, manca solo un attimino, è mancato sicuramente il momento giusto, però credo che tutto sia possibile, perché no, ci vedremo in questo festival che a me verrebbe solo una parola, festa, una grande festa sarebbe andare lì. Ok, e per concludere, a chi si rivolge oggi la tua musica? Perché sei stata ferma 3 anni, hai un tuo pubblico che ti segue tantissimo, noi di Recensiamo Musica lo sappiamo perché è attivissimo da sempre, ogni volta che c'è un articolo su di te, condivisioni a manetta, quindi ti segue, Sì, ti è vede. vero. Sì, Quindi uno, cosa ti senti sono di dire al felice. tuo pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni? E due, a chi ti piacerebbe rivolgerti, a parte lo zoccolo duro che già ti segue? Allora, intanto ringrazio e saluto i miei fan. Ogni volta che parlo di loro, loro lo sanno quanto io gli voglio bene e quanta storia abbiamo costruito insieme.
condividendo gioie e dolori, quindi questa è una grande soddisfazione per entrambi. Poi 100 vite non ha nessun target, non ha nessuna freccia, cioè nessuna persona, nessuna freccia che deve essere colpita. Questo è un brano che deve essere ascoltato con la voglia, col desiderio, però credo che possa veramente riguardare la storia di molte persone, ma al di là di quello sono veramente felice che ascoltandolo possano dire mi piace, non mi piace, comunque è sempre un ritorno dopo 4 anni, quindi è il mio saluto e non potevo farlo in maniera migliore che cantando 100 vite da oggi, dalla mezzanotte 30 aprile, è disponibile per chi volesse ascoltarlo. Ringrazio Loredana Errore per essere stata con noi. Ricordo anch'io il titolo del tuo singolo che è 100 vite. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per questo singolo, per tutti gli altri e alla prossima. Spero in una condizione diversa. Spero di tornare. Viva il lupo, viva il lupo e viva la musica e viva la vita, eh? Lunga vita alla Grazie vita, la musica mille. e lunga vita anche a te. Ciao, Grazie alla Nico, prossima. un Ciao. abbraccio a tutti.